Cioè, io non capisco la differenza se scoppia una guerra, i supermercati, i grandi imprenditori, i colossi mandano dei generi alimentari in Ucraina, quando chiedi qualcosa qua per gli italiani ti danno il due di picche. È una cosa che non accettiamo più. Poi come volontariato aiutiamo le persone che non arrivano alla fine del mese, prendono neanche 600 euro al mese, ne pagano 250 di affitto, le spese aumentano, i rincari ci sono. Ci troviamo a Quartoggiaro, uno dei quartieri più difficili di Milano. Precisamente in via Lopez 7. Qui Antonella con un gruppo di volontari aiuta chi non arriva a fine mese, con generi alimentari e tanta forza di volontà. Facciamo questo volontariato distribuendo generi alimentari di prima necessità. Da quanto tempo aiuti i volontari di via Lopez? Ma da circa un anno, quando abbiamo conosciuto Antonella, la sua realtà, i suoi amici, siamo venuti qua a vedere e abbiamo prima constatato nelle condizioni nelle quali vivono, e facendo quindi denunce nelle sedi opportune e poi passando invece agli aiuti reali, umanitari. Ma perché vengono abbandonati dal comune? Dal comune o forse anche da altri, perché c'è l'incuria, perché c'è la disattenzione, perché c'è la burocrazia, perché credo che ci sono tante questioni che vanno risolte, perché ci vuole senso di responsabilità in chi amministra a tutti i livelli, e queste sono cose che uno o ce l'ha dentro perché sa come si lavora, sa come si gestiscono le persone e le strutture, quindi bisogna ripartire da capo. Attualmente la guerra ce l'abbiamo noi nei quartieri popolari, chiediamo insomma a tutte le istituzioni di venirci incontro, di farci arrivare più che altro questi generi alimentari. È normale che un'inquilina deve scendere dall'ottavo piano per aprire al fattorino. Abbiamo le cellette ex locali spazzatura con tutta la ruggine, abbiamo i citofoni guasti che non funzionano, non c'è corrente e in automatico tutte le persone che abitano nei piani superiori devono scendere giù e aprire al fattorino. Io ho mandato delle mail all'assessore Maran, in quanto lui stesso mi diceva che il 9 di gennaio del 2023 sarebbero usciti i tecnici a ripristinare e a sostituire tutti i citofoni. Noi abbiamo 5 scale, di cui solo una scala funzionano i citofoni ed è la scala D. Guardi quella recinzione là sotto. Sì. Quando piove sgorga tutta l'acqua dentro, perché un inquilino pagherebbe anche 300 euro al mese di affitto, ma metteteci anche nelle condizioni di poter vivere dignitosamente. L'anno scorso ricevetti un'email da parte del presidente Giulia Pelucchi dove mi diceva che inizio 2023 sarebbero iniziati i lavori di ristrutturazione dello stabile. Siamo a febbraio, questa impalcatura io non la vedo, come non la vede nessun altro. Sono passati 5 anni, ma anche MM, il comune, che vedono questi balconi conciati da così. Ma io dico, ma vogliono prendere provvedimenti? Ma le persone possono mai vivere così come i zingari? No, questo lo devo dire, come gli zingari questi vivono. E non gliene frega niente. Lo sporco è visibile, eh? Non è che... Cioè, ma noi veramente stiamo pagando che cosa? È vergognoso. Cioè l'85% degli inquilini paga l'affitto per vivere nel porcile. Guardate questo muschio. Questo è muschio, eh? Ho diritto e esigo avere la manutenzione. Si sono fatti togliere il gas perché non potendo pagare la bolletta hanno preferito farsi tirare via il gas e cucinano sui fornellini. Abbiamo una temperatura in casa di 17 gradi e quando dovrebbe essere 19. Chi può permetterselo ovviamente di attaccare il condizionatore per scaldarsi in casa e asciugare i panni? Cioè, ma non esiste. Ma non gliene frega niente alle istituzioni, dai, per favore. Cioè, ma di che cos'è? Questi vogliono solamente i voti. Vengono qua, ti fanno promesse e non li vedi più. Non gliene frega niente dei quartieri delle periferie. Se tu vai in via Plino, in Corso Magenta, dove sappiamo chi ci vive, le loro strade sono lustre. Che ci vive l'assessore Maran, il sindaco Sala, che il sindaco Sala venne qua 10 anni fa promettendo una marea di cose, riqualificazione, strade, palazzi.
E chi l'ha più visto a quest'altro? Sono una massa di sciacalli, tutti quanti.